Benvenute formiche in questo nuovo episodio della serie senza nome, la Nameless, qui col vostro Zliner. E dove ci troviamo? Ci troviamo in un mondo nuovo, come mai? Per chi non mi segue su Facebook, mi è crashato il mondo. Ieri ho provato per 9 ore di seguito a cercare di salvare il mondo, comunque di renderlo giocabile, ma purtroppo non ci sono riuscito, quindi ho deciso di aprire un mondo super piatto e copiare l'unica struttura che davvero mi interessava farvi vedere in queste ultime due puntate. Sì, perché questa è la penultima puntata. Allora, sempre su Facebook ho messo uno screen della versione, diciamo, costruita in survival, totalmente in survival. Questa ovviamente per questione di tempi l'ho costruita in creative, e anche sto utilizzando alcune cose in creative per appunto ottimizzare i tempi, se no non ci arriverei proprio. Allora, in breve cosa vi mostro quello che dobbiamo fare oggi. Allora, intanto attiviamo questo che ci fa spawnare i soliti nostri cari villager, che ormai sono fonte di punti di sangue infinito. Allora, cosa vi mostro oggi? Vi mostro semplicemente il passo successivo che avrei fatto nella puntata nel mondo, no? Allora, quattro blocchi sopra il Blood Altar, mettiamo cosa? Mettiamo la Master Ritual Stone. Vi mostro io adesso oggi un rituale. Allora, togliamo questa che è in più. Per mostrare i quattro blocchi sotto, quindi 5 blocchi sopra l'altare, mettiamo la Master Ritual Stone. Dopodiché andiamo nella nostra bacchettina e selezioniamo il rituale Well of Suffering e clicchiamo col tasto destro. Ok, arrivato a un certo punto, a questo punto si ferma. E si ferma perché dobbiamo prendere 4 di queste Ritual Stone e andarle a posizionare in diagonale rispetto alle rune rosse, vedete? Ops, ops. La gente scappa, la gente. Andiamo a posizionare, quindi io dovrei fermare questo. Aspettate. Vai via. Lo blocco un attimo perché sennò mi continua a spawnare e non ce la faccio più. Allora, dicevo, dobbiamo andare a posizionare nei quattro angoli in senso diagonale le rune bianche non scritte. Dopodiché andiamo a rompere i blocchi superflui, quelli la cobblestone. Dopodiché con... Ok, li ho tolto tutto. Dopodiché con l'Elemental Inscription Tool nero andiamo a colorare appunto di nero le rune ai quattro angoli. Ok, questo si fa a mano. Infine si continua a cliccare col tasto destro sulla Master Rune. Vabbè, la Master Rune uguale. E in questo modo completiamo la preparazione rituale. Infine, con sempre il nostro cristallo di attivazione, andiamo ad attivare. Ecco qua, vedete? Cosa serve questa cosa? Come vedete qui, tutti i mob che sono nel raggio di 21 blocchi dalla Master Ritual Stone che c'è al centro prendono danno. E prendono danno e basta, no, prendono danno e riempiono il Blood Altar. Come vedete qui è già pieno. Allora, poi un'altra cosa che l'ho data per scontata, ma scontata non è: voi siete rimasti col tier 3. Io, come vedete, ho fatto Large Bluestone con le Weak Blood Shard e infine ho fatto il tier 5. Questo è il tier 4, questo è il tier 5 con i Beacon Block. Io l'ho fatto tutto diciamo nella vecchia mappa. L'unica cosa che ci manca è il tier 6, che si fa, manca un blocco pa particolare che dopo vedremo. Allora, per intanto vedete qui sono morti tutti, adesso lo possiamo riattivare il nostro spawner, così ci riempie di sangue l'altare.
Poi dopodiché ho craftato queste Rune of Sacrifice e queste Rune of Augmented Capacity, che una aumenta il totale di sangue che viene preso da ogni tick, dai mob qui, qualsiasi essi siano, e qu mentre questi aumentano la capacità del Blood Altar, che è di norma 10.000. Adesso ne abbiamo 44.000, per esempio. Con un totale di 17 rune ho raggiunto questa capacità. Bene, adesso mettiamo dentro una Weak Blood Shard, perché con questa la mettiamo in infusione. Con questa Weak Blood Shard ci andiamo a craftare il nostro. Sì, stavo scrivendo giusto. Il nostro Master Blood Orb. Archmage, no, questi sono quelli avanzatissimi. Vabbè, comunque fidatevi che con la shard questa qui si va a craftare il Master Blood Orb. Un attimo di pazienza perché deve appunto consumare almeno 40.000, quindi ancora ci vorrà un bel po'. E nel frattempo che tutto si fanda, vi racconto la storia dei blocchi. Allora, i blocchi. I blocchi sono. Aspettate che li cerco. I blocchi in questione sono questi qua, i Crystal Cluster, che si craftano in questo modo. Ma come vedete qui io clicco. Ma né le Soul Shard né le Life Shard sono craftabili. Quindi, cosa vi viene a pensare? Esatto, sono dei drop di alcuni mob. E dove li troviamo questi mob? Questa è una bella domanda. Eccolo qua, guardate, il Blood Altar, finalmente ci è andato il nostro Master Blood Orb, che possiamo continuare a riempirlo e via discorrendo, ma io l'ho già fatto. Allora, cos'è questo Alchemic Chemistry Set? Non è altro che, allora, si crafta intanto in modo molto semplice. Lo vado a cercare un attimo qua. Si crafta molto semplicemente con un Brew Stand e dell'ossidiana. Andiamo a posizionare e mettendo al centro un orb, mettendo poi ai 5 lati del pentagono che si viene a creare alcuni oggetti, che sono tra questi quelli elencati, e ci andiamo a craftare queste diverse essenze, chiamiamole essenze. Quindi questo è un modo per craftarsi queste essenze grazie all'alchimia, e ci serviranno molto presto. Allora, fatto ciò, adesso ci serve moltiplicare. Se noi facciamo R, facciamo R qua. A cosa serve il Weak Blue Shard? A moltiplicare esse stesse. E si fa con l'Imbued Slate. L'Imbued Slate come si va a craftare? Semplicemente, allora, togliamo questa. Blocchiamo un attimino la fuoriuscita di roba. E gli andiamo a mettere le Reinforced Slate dentro l'altare, che si infonde ancora di più, quindi diventa di tier successivo. Vi ricordo che questo è il tier 2, la Reinforced Slate. Ora attendiamo un attimo e diventa quella che ci serve a noi, l'Imbued Slate. Quindi la mettiamo qua e ci andiamo a posizionare qua dentro le nostre, vabbè, mettiamo le Blank Slate. Loro si infonderanno, diventeranno reinforced e poi infine le imbued. Sarebbe imbevuto, credo, poi non lo so. A questo punto andiamo a mettere qui le nostre cose e le andiamo a quintuplicare. Quindi ci consuma una e qui, e ce ne dà 5. Con queste 5 cosa facciamo? Per il momento niente, perché ci serve. Ma tu stai continuando a. Ah, è finita l'essenza. Vabbè,
Vabbè, mi perdonerete questa cosa che sto facendo, perché mi serve l'essenza. Allora, essenza. Qua, mettiamo un bel tank qui sopra. Come potete ben capire, io non ho il tempo di accumulare tutta questa essenza e quindi purtroppo sono costretto a usare questi trucchi. Ma è solo per farvi vedere, per questione semplicemente di tempo. Solo per questione di tempo. Allora, intanto mi scrivono. Allora, facciamo estrai. Perfetto. Ok. Dovrebbero tornare, perfetto. Ok, si sta riempiendo di nuovo. E perché non la... Ah, ecco. Va bene, basta. Allora, avendo la Demonic, ma non volevo la Demonic, volevo quella imbevuta, no? Sì. Vabbè, mi è uscita una Demonic, vediamo se qua no. Non ce ne sono altre. Niente, praticamente dobbiamo aspettare un altro po'. Vedete, tutto in funzione di loro, che loro mi forniscono il sangue, così non stiamo a romperci le palle o a tagliarci le vene con il Sacrificial Knife oppure a colpirle con la daga questa qui. Intanto che aspettiamo mi tolgo la Light Creative. Perfetto. Eccola qua, ce la dovrebbe già aver fatta. Perfetto. Ci andiamo a craftare questa. La Master e una Wick. Perfetto. Adesso ne abbiamo 9. Ora con 9 cosa possiamo farci? Usage, che poi la possiamo andare anche a cercare qui. Ci dobbiamo fare questi arcane pedestal. Ok, ci siete? Allora, qui dovrei avere l'ossidiana, quindi vabbè, prendiamola tutta. Avevo del ferro qua. No, a quanto pare è scomparso. Non lo so. Vabbè, intanto che li crafta in automatico, mi prendo un attimo questo ferro. Perfetto. Iron. Così uno stecchino in salute. Perfetto. E ci andiamo a craftare quindi. No, che stai facendo? Usage. Ci andiamo a craftare queste qua. Eccole qua. Ne craftiamo 6. 1, 2, 3, 4. Ne facciamo 6. E 6. Perfetto. Fatto ciò. Allora, Blood. Dobbiamo fare anche un Arcane Plinth. Ah, me coglioni, si fanno così. Non mi ricordavo che si facessero così. Vabbè, tanto male. In caso lo prendiamo il ferno, però ci basta, dai. Allora, 1 e 2. Prendiamo un Wick e lo facciamo diventare Arcane Plinth. Ok, perfetto. Allora, in poche parole, cosa sto andando a fare insieme a voi? Sto andando a fare... Sì, i meloni, chi se ne frega dei meloni. Andatene a fanculo con i meloni. Cosa sto andando a fare? Sto andando a fare, semplicemente, sto andando a preparare... Allora, ci mettiamo un attimino sopra il plinto. E ne servono qua. Me ne serve altri 3. Vediamo se ne ho. Sì. Però
Andiamo a prenderne uno. Ecco, facciamone altri di questi. Di questi cosi. Perché servono sempre. E voilà. È meglio non. Meglio tenersene uno sempre di scorta in modo che possiamo craftarli ancora. Perfetto. Grazie. Andiamo a craftare altri di quelli. Altri tre per l'esattezza. Uno, due e tre. Ok. Perfetto, ne mettiamo uno qua e uno qua. Questo è il layout che ci serve. Oh, bene. Ora però ci serve questa qua, la ritual, il bastone dei rituali. Allora, ci serve selezionare cal... No, mi aspetta, questo è un rituale, no, questo non è un rituale, sto scherzando, ho sbagliato. Quello che ci serve non è altro che... Usiamo un po' di roba qua dentro. Così. Ci servono le essenze. E le andiamo a posizionare qui. Allora, vi ricordate, no, i blocchi? Di cui parlavo, i blocchi di cui parlavo sono droppati i cristalli che compongono questi blocchi. Questi cristalli qua sono droppati da dei demoni. Con questo sorta di rituale, non so come definirlo, andiamo a evocare uno di loro che uccidendolo, non sempre, però uccidendolo, ci droppa uno di quei cristalli a caso. Ora, andando a spulciare un attimino gli ingredienti per andare a summonare, quindi a evocare un demon, ci sono tanti tipi di demoni, però io vado a volevo evocare insieme a voi un angelo caduto, quindi un fallen angel, e mi servono Sanctus. Dove l'ho lasciato? Aspettate un attimo. Dov'è? Dov'è? Vediamo, non lo vedo. Sanctus. Ah, qua non l'ho visto, scusate. Allora, mi servono 3 di Sanctus. Quindi 1, 2 e 3. Poi una header, che è questo qua. Non ha importanza l'ordine con cui li mettiamo, la posizione. Uno di terra, che dovrebbe essere questo. E uno di tenebra, che è questo qua nero. Poi dovremmo fare con questo Wick Activation Crystal. Come si fa? Non lo so. Dovrebbe essere così. Un attimino che controllo, mi è venuto un dubbio. Allora, rieccoci qua. Semplicemente avevo messo due plinth in più. E poi la disposizione è questa qua. Quindi deve essere un esagono quello che va a formare. Sono un deficiente perché mi sono dimenticato questo. Beh, non funzioni? Dovrebbe funzionare. Vediamo se tipo l'attivo così, no. Activation. Vediamo se cambiamo di posto. Non dovrebbe esserci un ordine, però non si sa mai. Magari vanno attivati con il Master Orb. Oh cazzo! Sì, va attivato così. Ok, vanno consumandosi con dei fulmini. Mi è preso un colpo, vi giuro. Ed ecco l'ultimo. Perfetto. E adesso dovrebbe spawnare. Eccolo qua. Vedete, ha 50 di vita. Aia. Io mi nascondo. Ha 50 di vita e... Pem! Pem! Ok, l'abbiamo ucciso.
E questo cos'era? Demon Crystal. Use to spawn demon. Ah, sì. Possiamo spawnare un demone. Questo demone adesso è nostro amico, come dire. L'abbiamo tamato, no? Come si dice in gergo. Allora, andiamoci a prearmare di Bone Blade, perché questa è l'arma, come al solito, che ci serve. Stai facendo? Ah, fa la cacca, che carino. Che schifo. Con quest'arma, comunque, andiamo a farci droppare i cristalli di cui prima, no? Quindi andiamo per ordine. Allora, di nuovo. Facciamone 1, 2, 3, poi... No, che sto facendo? Non era così. Non era così, fermo. Allora, erano 3 di questi. 3. Uno di terra. E uno di questo. Aia. Ok. Lì si consumano tutti con il fulmine. Noi nel frattempo attiviamo la Bone Blade. Ed ecco qua. Guardatelo. Muori. Muori. Io mi allontano. Un attimo. Quello muore pure. Ok. Niente, non ce l'ha droppato. Ma ce l'hai con me. Non ti ho fatto nulla. Muori. Muori male. Ma perché ha il suono? Abbiamo altri due Demon Crystal. Niente, ci ha dato sfiga. Proviamo con altri demoni. Allora. Allora, ci servono due di cobblestone. Quindi prendiamo la cobblestone. Uno di il ferro ce l'abbiamo. Mi serviva il ferro. Uno di ferro. E una golden nugget. Le resipe, diciamo, per summonare questi demoni variano, come potete aver capito. Allora, due di cobblestone, una terra, una tenebra. Poi un iron ingot e un gold nugget. Questo è più forte però. Attenzione. Lo mangiamo. Ovviamente ogni summoning costa dei punti vita, ma noi ne siamo pieni, quindi chi se ne frega. Guardate come scende. Oh, cavolo. Non me ne ero accorto. Ciao. Allora, questo è il Lower Guardian. Quindi il guardiano basso. Ecco qua. L'abbiamo ucciso. Sono facili da uccidere anche con la Bone Blade semplicemente. Ecco che tutti mi cercano su Facebook quando meno opportuno. Beh, quanto vedete ci sta dando una sfiga incredibile. Però per questa puntata è tutto. Io vi ho già fatto vedere abbastanza. Nella prossima puntata farmerò, cioè per la prossima puntata farmerò un po' di shard per i blocchi per il sesto tier dell'altare. E quindi niente, ci vediamo nella prossima puntata. Vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di passare alla mia pagina Facebook e dal mio blog, che è tutto in descrizione. Io sono Zliner e per la penultima puntata della serie Nameless io vi saluto. E ci vediamo nell'ultima, nella prossima puntata. Ciao! Sblocchiamola, sennò poi si scarica tutto. Niente!